Il naviglio di Bereguardo è uno dei canali artificiali, destinati originariamente alla navigazione interna. Cominciò ad essere scavato sotto i Visconti nel 1438, ma fu realizzato in gran parte tra il 1457 e il 1470, per volontà di Francesco I Sforza, duca di Milano. Si stacca dal naviglio grande ad Abbiategrasso e si dirige verso sud, raggiungendo Bereguardo presso il Ticino dopo circa 19 chilometri. Ha una caduta di circa 24 metri, che viene superata con 12 conche. C'è una differenza fondamentale tra il naviglio grande e quello di Bereguardo. Il primo viene scavato per convogliare materiali dal Lago Maggiore a Milano. Il secondo per trasportare merci dal Po e dall'Adriatico. La prima via d'acqua è quindi destinata a funzionare in discesa, la seconda in salita. Le merci, trasportate da Pavia a Milano lungo il canale di Bereguardo, provengono dall'Adriatico, ossia da Venezia e dall'Oriente, cui si aggiungono quelle raccolte lungo il percorso padano. L'elenco è lunghissimo, spaziando dai vetri di Murano alle spezie delle Indie, dai prosciutti di Parma alle forme di formaggio grana. In termini di peso, nessuna di queste voci pone problemi tecnici di trasporto. Il sale è l'unica merce pesante e consumata in forti quantitativi. Il naviglio di Bereguardo, quindi, diventa per Milano la via del sale. Lo Stato milanese, privo di sbocchi al mare, deve importare il sale dalla Repubblica di Venezia e dalla Repubblica di Genova. Il commercio del sale è oggetto di solenni trattati fra dogi e signori di Milano. Quando poi Venezia perseguirà una politica di espansione di terraferma, a spese soprattutto di Milano, i rapporti fra i due stati non consentiranno più la pacifica applicazione dei trattati sul commercio del sale. In funzione delle vicende politiche, Milano dovrà quindi saltuariamente approvvigionarsi anche da Genova. Il naviglio di Bereguardo convoglia quindi il sale genovese come quello veneziano e il castello diventa il guardiano dei carichi in arrivo, in sosta o in smistamento. Il canale decade all'inizio del XIX secolo, quando viene completato il naviglio pavese, che grazie a un grandioso sistema di chiuse mette direttamente in comunicazione Milano con il Ticino, a breve distanza dalla sua confluenza col Po. Attualmente funge da canale di irrigazione.